L'unica cosa che Gesù chiede al funzionario del re è la fiducia nella sua parola, un atto esplicito di fede. Egli torna sui suoi passi solo sulla parola di Cristo. Il miracolo della guarigione del figlio è frutto della sua fiducia in Dio e nella sua volontà. Io cosa avrei fatto al posto del funzionario del re? Mi sarei fidato della sua parola senza chiedere nient'altro. È difficile, nei momenti di sofferenza, scegliere di lasciare agire Dio. L'unica cosa che spetta a noi è andare da Gesù nella preghiera e supplicare il suo aiuto. Proprio come ha fatto il funzionario del re. Se lo faremo con insistenza e senza stancarci, vedremo alla fine succedere il miracolo che tanto aspettiamo. Dobbiamo però essere preparati ad accettare la sua volontà anche quando il miracolo che chiediamo non avverrà. Anche qui bisogna avere fiducia nella sua infinita misericordia, che sa che cosa è meglio per ciascuno di noi. Ti sei fidato di Dio nelle circostanze difficili della vita? Hai pregato nelle difficoltà o ti sei lasciato prendere dalla disperazione?